Ciao a tutti quanti playerini e me, benvenuti in questo nuovissimo episodio di GTA 5 RP delle avventure di TechTech. Dato che nel precedente episodio siamo arrivati ai like e ai commenti richiesti, oggi ragazzi siamo ritornati per un nuovissimo episodio prima delle 24 ore. Perciò mi raccomando, se volete un nuovo episodio direttamente domani, arriviamo a 2000 like e 500 commenti. So benissimo che ce la potete fare, anche perché deve uscire ancora l'episodio della rapina. Detto ciò ragazzi, buona visione. Un attimino che prendiamo già fuori il telefono, vediamo com'è la situazione con le girls. Attenzione. Oh, ma Mia ragazzi è sparita. Basta ragazzi, Mia è sparita. È finita la storia con Mia, è sparita, non si fa più sentire ragazzi. Mia è completamente sparita, proprio nell'oblio più totale ragazzi. Basta ragazzi, Mia non c'è. Mia ragazzi non c'è. A posto. Uè, Asbulla! Hai capito, ciao. Oh, buonasera fratello, come stai? Uè, Asbulla, è tutto a posto? Tutto bene, tu come stai? Oh, ma c'è una festa qua che sento del gran casino? Buonasera. No, non sento nulla io. No, io sento della gran musica. Forse dell'auto, vabbè, sì. Uè, uè, ciao bella figa. Ciao. Oh, ma è nuova? Sì. È una nuova ragazza che è entrata con noi? Sì, è una mia ex fiamma. Oh, com'è che ti chiami? Sofia. Oh, Sofia, ma Sofia, tu sei entrata con noi, ma io posso entrare con te? Dipende dove. In che senso dove? Devo entrare, se da questa porta, se quella giù. No, no, nell'altra porta, quella che sta nel retro. No, quella no. Perché? È già occupata. È già occupata? Sì, sì, sì. E da chi, scusa, è già occupata? Oh, non devi fare queste voci con me. Lo sai che io sono molto caliente, sono molto caldo. E se fai tu queste voci mi scaldo. Non ti conosco. È piacere mio, io mi chiamo Tech Tech, tu? Sofia, ciao Tech Tech. Ciao bella figa. Ma Mia, come sta? Ma che cacchio ne so, frate, è sparita. Boh. È una con cui mi stavo sentendo. No, 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 non è la mia ragazza. Innanzitutto non è la mia ragazza. Ehi, 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 ehi. Puoi dirlo ancora? Perché non ho capito. Ehi, palle! No! Che c'è? Mi fai il mal di testa. Non c'è il mal di testa, scusami. Sto male. No, comunque ti stavo dicendo che quella stronza mi è sparita. Cioè io la chiamo, capito? Sì. E non mi risponde a niente, capito? Non mi risponde. Oggi volevo parlare con lei perché vorrei chiarire delle situazioni con lei. Il problema è che lei non c'è. Kellogg, spalle! Ah. Nulla, c'è solamente sta cosa qua. L'ho provato a chiamare, gli ho mandato i messaggini in privato, sì, capito? Cioè, nel senso, nel telefonino gli ho mandato i messaggini, eccetera, eccetera. Oh, fra, non mi risponde. Ogni volta che chiamo non è raggiungibile. Tu che intenzione hai con Mia? Tu mi hai detto blocca. Che... Ah sì, la devo bloccare? Però ti dobbiamo trovare una figa, poi, capito? Ma questa bella figa qui? Ma mi sto frequentando io, fratello, cioè... No, assolutamente. Fratello, dimmelo però. Cioè, capisci? Ma ascolta, ma io ti conosco, capito? Lo so che non lo faresti mai. No, fra, ma stai scherzando, fra. Ma dimmelo da subito che è la tua figa questa. Ma lo so, ma io mi fido di te. Lo sai che sei mio fratello e ti voglio bene, per sì, Dio. Sì, però quando io sono arrivato qua c'ho bella figa. Cioè, è una mancanza di rispetto, vabbè, capito? Ma cioè, tu me lo devi dire subito. Noi siamo dei gangster. Noi siamo dei gangster, sì, però tu me lo... Gangster, sì. Sì, 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 però tu me lo devi dire subito, capito? Perché io non voglio fare queste figure qua. Non c'è problema, no, mi dispiace. No, ascoltami, Sofia. Io assolutamente per te sono come un fratello. Io per te sono come Ken. Assolutamente. Hai presente Ken senza il pisellino sotto? Liscio? Uguale. Uguale sono per te, capito? Sono innocuo. Vedi, un fratello si comporta così, capito? Sì, sì, non sì. Come Ciccio. Io ti guardo subito, per te. Ciccio subito. No, veramente? No. Sì. Mi stavo perdendo il tirapugni nelle tempie. Portamelo qua che li tolgo gli ultimi denti che li sono non rimasti. Non c'è, è andata a fare una riunione. Uè, è arrivato Scooby Blue. Scooby Blue. Vieni qua, che bello che sei, Scooby Blue. Buonasera, Scooby coccole. Blue. Bravo Scooby Blue. Ma tu hai una voce particolare. In che senso? Mi sembri tipo quelle lì uscite dagli anime. Sì, anche io gliel'ho detto. Yamete Kudasai. Willy, 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 Willy,
Porco duro. Mesha Allah. Ascolta, Sofia. Io vi lascio un attimo parlare, tanto lui mio fratello mi fido. Vado un attimo a fare la pipì, ok? Arrivo. Ok, ascolta, volevo chiederti una cosa. Scooby Blue, aspetta, spostati un po'. Scooby Blue, guarda Scooby Blue come gli piace stare in mezzo. Volevo sapere, ma cioè, ma voi da, cioè, da quando... No, tranquilla, sto... No, ehi, vai calma, baby. Ehi, quello che è di mio cugino è anche mio. Cioè, ciò che è mio è suo, ciò che è suo è mio. Ma sì, ma dai, tanto non ci vedi. Io ti voglio semplicemente controllare un attimino i fianchetti, dai. Volevo... No, ma aspetta, dai, non fare la difficile. Ma è solo un attimo, ti devo solamente dire una cosa all'orecchio. Avvicinati, che così vedi che te la voglio dire. Puoi dire tranquillamente anche così. Ma sì, ma tu vai serena. Non c'è bisogno. Sì, ho capito, però ho detto che comunque... non so se conosci già, cioè, le sue abitudini, capito? Cioè, le conosci? Dipende con le abitudini. Le abitudini che lui ha, appunto, con le ragazze, eccetera, capito? Dai, piccoli. Cavolo. Che piccola che sei. Ehi, bellezza, che cacchè. Ma mica posso lasciare tutto questo ben di Dio a mio fratello? Assolutamente, ma non, sì. Non saprebbe gestirlo, capito? Non saprebbe gestirlo. Ma non mi deve gestire. Sì, ma dai, ma lo voglio solamente aiutare un attimino, capito? Portandomi via? Come porta... Ehi, io non ti sto portando da nessuna via. L'unico che porto in mezzo alla via è il mio amato Scooby Blue. Yo, bro! E deve rimanere due. Così. Sì, a posto. Stavamo parlando del più del meno, capito? Sì. Come ti sembra come ragazza? L'ho tutta tastata, è tanta roba, sì. È molto brava, sì. Ma come l'ha tastata? L'ho testata. È tanta roba, sì. No, ho testato la sua psiche, le ho fatto un po' di domande, brava, capito? È intelligente? Sì. Oltre che intelligente, ha un bel bagaglio culturale, ma proprio bel bagaglio. Proprio un bel bagaglio culturale, capito? Ne sa. Sono contento, meno male. Sì. No, sei veramente fortunato, fratello. Sei veramente fortunato, sai. Andiamo? Mi accompagnate? Sì, dai, andiamo, fratello. Guidi tu. Sì, vai tranquillo che guido io. Oh, Scooby Blue sta avanti, che così voi vedete che potete star dietro a fare i piccioncini. Scooby Blue. Guarda qua. Che cacchio. Che cacchio hanno scritto qua? Pizzaioli, snitch infami. Pizzaioli, snitch infami. Cazzo hanno scritto, sì. Ma chi sono stati? Boh, andiamo a chiedere informazioni. Ma chi è stato? Sì, c'è. Ma chi è stato a scrivere sti murales? Guarda, non lo so, magari va Pietro. Ma dai, che ci pensiamo noi ora? Mo chiama quel vecchio di Ciccio il cammello, dov'è? Oh, ma li conosci a questi? Sì, prima eravamo qua, sono amici di Ciccio. Ok, sono amici di Ciccio. Allora chiamo subito Ciccio e digli guarda che c***o. Ciccio! Ciccio! Oh, Pietro, dove sei? Non serve rimisturate le orecchie, comunque va bene. Com'è? Non serve che mi urlate nelle orecchie. Hackback! Sono sugli occhietti. Sono sugli occhietti, attenzione. Beato te che fai questa vita, io non la farei mai. Ma sai che hai tu? Sono sugli occhietti. Perché sono nato senza, scusa? No, intendevo nel senso. Ma anch'io ho i miei occhietti. Anche noi ce li abbiamo gli occhietti. No, io sono nato con due occhietti, con un nasino, con due labbrine. Con una bocca, capito? E due orecchie. Con un capo. Due labbra, sai. Sì. No, in verità tu c'hai quattro labbra. No. Sì, quelle sono sì. Quelle sotto? Sì, ma ok, no. Sono quattro, sì. Pronto? Ascoltami, Tony, dove sei? Scusami, no. Pietro. Mi stanno picchiando al salieri, aspetta. No, Totò, scusami. Totò, ascolta, ma posso sapere che arriva, Ciccio, vetrate. Bravo, Scooby Blue. Aspetta, scusa, tec. Scusami. Uè, Mastro Lindo. Se voi sapete, ogni gang... Chi pulisce colore, più di Chanticleer? Santa Vabbè, io no, scusami, dimmi. Chiudo gli occhietti, ci vediamo. Ah, dove va? Sì. Oh, ma scusa, ma questo cammina e chiude gli occhi, fratello, ma sei a posto? Vedi che sbatti! Oh, fratello, ma c'è il tuo amico che mentre va chiude gli occhi, dice io chiudo gli occhi. Ma vedi che sbatte contro il muro, questo è pazzo. Gli fanno male gli occhi, li fanno non male. Rischiare! Ne vale la pena. Non chiudere gli occhi mentre cammini! Non rischiare. Sta arrivando Ciccio. Sì, no, l'ho chiamato, Ciccio. No, l'ho chiamato, gli ho detto di venire qua, che c'è gente là che ha scritto robe infami, eccetera. Gli vado a spaccare il culo. Vai, cazzo. Sì, dica.
c'è un problema. Mamma mia, quando strilli tu pure. Sì. I gangster possono avere bombolette spray di ogni colore di fazione. Cioè, nel senso di. Sì. Di fazione. Ma che cazzo stai dicendo? Eh sì, del fazzoletto che gli appartiene, capito? La flag. Sì, sì, sì. Questo qua è bianco, so quindi vuol dire che è dei bianchi. Chi è stato? Dai, tu! I bianchi. Che tu anche bianchi? Tu ti schiala essere, dai. I bianchi com'è che si chiamano? The Lion, una cosa così. Sì, The Lion King. I The Lion? Sì. Ok. Il problema sono tutte e due, guardate, qua c'è un altro. Mo li faccio entrare dei Mars. Alza un po' la voce. Sono due, sono due. Ok. Sarebbero i neri? Sì, sono i neri. Ok, e sono quali? Allora. Che c'è scritto qua? Zidane. Un secondo. Mamma mia. Che c***o scritto Zidane? Ma che c***o c'è scritto sta roba? Ma mi sa che è scritto... Che è scritto? L'hanno scritto dentro? No. All'interno? All'interno. Posso? C'è scritto, posso? C'è scritto sì, sì. Zidane. No, non è scritto all'interno. Ma che allora sto cazzo? Si vede che è un gangster analfabeta questo. Esatto, bravo, così te voglio. Sì. E mica li spacco il culo io questi, Il fatto. Hai visto che c'è scritto? No, te perché te l'hai insultato? Ti hanno chiamato Zidane perché sei pelato come lui, ma vedi? No, ma c'è scritto infami. Infami? Ma è vero, cacchio, solamente un altro analfabeta poteva leggere quella roba lì. No, non è normale. Ragazzi, la polizia ha fermato. Ragazzi, la polizia. Buonanotte, amore. Uno dei nostri. Come? Ma dove? Guardate, raga, ma che state facendo? Ma non puoi. È un fermo stradale. Faccio vedere come si fanno i fermi stradali. Salve signore, è tutto a posto? E niente. Pigliatelo! Alza le mani, pezzo di merda. Pigliatene le bodycam. Smontati le cose da solo, stronzo. Ma tu pensi veramente che puoi fare le multe a rompere i co... A uno dei bad boys! Vieni, seguici. Dimmi un po'. Tu veramente pensi che puoi rompere i co... Uno dei bad boys! Non hai fatto in tempo a parlare! Oh, polizia, via, polizia! Polizia! Ognuno per sé, Dio con tutti! Corri! Guarda che casino là! Una macchina, qualcosa che li dobbiamo far scappare! Ehi, bro! Bro! Uè, bro! Ehi, hey, ma stai facendo? Ma che stai facendo? Stiamo cercando. Ma perché questo? Stiamo cercando la. Stiamo cercando la mia auto. Stiamo cercando la. La sua cacchio di auto. Me? Oh, ragazzi, ma siete pazzi! Ma che cacchio state facendo? Avete. Ma che sta. Ma che cacchio. Ma ci possiamo almeno togliere dai mezzo alla strada? Sì, perché. Ma che cacchio state facendo, ragazzi? Cioè, ma siete fuori di testa, siete! Ma ragazzi, che sta succedendo? Ragazzi. Allora, zit. Controlla sta mia. All'angolo, e li spacchiamo. Dor. Subito qua. Quali? Vai. Zed, vai! Vai! Prossimo giro. Zi, corri. La tecnica dell'angolino. Oh, è ancora dietro. Corri. Andiamo a prendere una macchina. Oia! Ma questo sta sparando. Veloce. Pronto? Ma prima di che ti ho chiamato, ma a te arrivano le chiamate oppure no? Sì, ma può essere che stavo pensando. Ah, ok, stavi pensando. A cosa stavi pensando? Non lo so, le tante cose che ho da fare. Allora se hai tanto da fare non ti disturbo. No, da fare adesso. Ma dove sei? Al Paradise. Ma tu vivi là al Paradise in pratica. Ma sono appena arrivata, sono qua. Stranamente quando ti chiamo io o sei appena arrivata o sei a bordo spiaggia. Giuro che sono appena arrivata qui. Ok, sei appena arrivata. Stiamo in giro, sì. Sei da sola oppure sei con quella vipera? No, non ci sta lei, E con chi sei? Con altre due persone che tu non conosci. Se vengo là, litigo? No, non litighi perché sono simpaticissimi. Sì, loro sono proprio simpatici. No, dai, Audrey è anche simpatica. Sì, sono simpatici come quella stronza di Audrey. Ma è vero, no.
fidati. Vieni. Vengo dove? Qui. Al Paradise. Civico? 604. Va bene, arrivo. No, frate, devo andare a fare una riparazione, ascenti. Non ti avviare, scusami. Oh, come cazzo parli con mio fratello? Dai, scendi così. No, che cazzo è la tua prova lui? Raga, e gli dici, dai, scendi? Come cazzo è la situazione, bello? Quando ti parlo, vieni... Me l'hai buttato fuori sto stronzo di merda. Ma questo è il Paradise, questo? Il 604, sì. Ok, perfetto. Oh, infame di merda, me non mi devi chiamare. Pronto, Loss. Pronto, Loss, ma dove sei? Ti vedo. E io no. Se ti giri... Lì con un tipo. Oh, eccoti. Ho visto che stai sbracciando. Buonasera. Ciao. E non mi vogliono aiutare. Vabbè. Non posso fare fotografie. Come una volta. Bene. Nel mio studio. Questi ragazzi qua stanno parlando. Non li vorrei disturbare. Allontaniamoci un po'. No, tranquilla, signore. Vada tranquilla, signore. Tutto a posto. Buonasera. Buonasera. Vieni. Come stai? Insomma. Che c'hai? Mi hanno appena rilasciato. E sei stato arrestato? Sì. Chi hai fatto? Rissa con degli agenti. Sono scappato via, poi mi hanno sparato. Fantastico, direi. Sì, fantastico, sì. Quindi sei stato ferito, mannaggia te. No, mi hanno preso di striscio. Però zoppicavo e non riuscivo a scappare. Poi dopo un po' sono svenuto, perché io quando vedo il sangue svengo. E ora come stai? Sempre duro. Bravo. Mi hanno messo un calzino in bocca. Ti hanno messo un calzino in bocca? Sì, perché parlavo e urlavo in centrale. Facevi casino? Facevi casino? Un gran casino, ero io la centrale in quel momento. Immagino. Beh, per il resto? Per il resto bene, tu? Tutto a posto. Tutto a posto, immagino, come sono andati i privé? Ma che privé? Ma guarda che non vuoi andare al Manila, non c'ho neanche più le chiavi. E cazzo è cacchio, perché ti hanno licenziata. Certo, è perché non ho lavorato, grazie al cacchio. No, hai fatto i privé altrove, guarda che mi sono arrivate le voci. Fatti dare le voci e le foto, voglio le foto. Non mi hanno dato le foto, però la persona che me l'ha detto è una persona a cui credo. Ma se io non... Allora, ascoltami bene. Ieri non mi sono neanche svegliata, per cui... Cosa vuol dire che non ti sei svegliata? Che cazzo fai? Cioè tu vai in letargo? No, sono stata tutto il tempo a casa a fare niente, ok? Letteralmente. Ok. Oggi sono andata in giro, uscita di casa, sono andata in giro, per cui non ho fatto assolutamente nulla. Non ho fatto nessun problema. Ma ti sento piano. Ho detto basta. Come mi senti piano? Sì, guarda, sei anche fortunata che ho mal di gola e ho già finito la voce oggi. E perché volevi urlare? Può darsi! Non devi urlare. Perché sennò cosa fai? Urli tu? Sì. Fammi sentire come urli. No, perché non voglio urlare. Quindi? La smettiamo? No, c'è un cazzo qua da smettere. Tu sei andata a fare i privé. Una persona molto cara a me me l'è venuta a dire, ok? Allora di quella persona di mettersi gli occhiali, perché a quanto pare non ci vede bene. No, Ruby ci vede benissimo. Chi è Ruby? È una ragazza. È questa che vuoi? Dove mi avrebbe visto, scusami? Ha detto che tu stai continuando a fare i privé. Ok, dove mi ha vista? Non lo so, non me lo ricordo. E allora? Ha detto che... E io ci credo a Ruby, perché mi dovrebbe mentire, scusa Ruby? Ci sta lui che... Perché ci sta lui con un coltello in mano? Chi? Il tuo compagno. Cacchio, dove... Dove c***o è mio fratello? È là! Cazzo, non c'ho niente. Io non so un c***o di questa storia. Dimmi che cazzo vuoi di me a quest'ora che stavo parlando con la figa. Dove vai a parlare con la figa? Che vuoi da mio fratello? Dimmi. Oh, cerchi rogne? Dimmi. Oh, cerchi rogne? Mamma, vuoi la tempesta, vuoi il giardino? Oh, Jay-Z, cerchi rogne? Dimmi. Oh, Shaquille O'Neal. Sale, calmi, ragazzi. Porca... Calmi. Signore, la violenza batte la violenza, ragazzi. Mio cugino tanto non lo prende manco a pagarlo. Hai visto che te l'ho detto che non lo prende manco a pagarlo? Guarda. Che figura di merda. Mi fa fare. Mancano solo i 3 metri. Ecco, e adesso lo arrestano di nuovo. Porca puttana, lo arrestano di nuovo. Mi serve un'auto. Ciao, signore, un attimo, le metto le manette. Porca puttana, ciccio.
Affermativo. Procede, procede. Bene. Dove va? Fermo, dove fermo, va? Fermo. Porca lo stesso ciccio. È lo stesso ciccio, ragazzi. Porca puttana, povero ciccio. L'ho provato, ragazzi, niente. Oh. No, ma l'hanno messo in macchina. Ma che si fermi, bro? Ma che si fermi che sono appena uscito fuori? Porca miseria. Sì, vabbè, oh, bro. Un po' meno, frate. E passa mo qua. Prova a passare lì. Ma a dove stai andando? Vieni qua, vieni qua, che c'è a casa tua qui. E comunque ti dovresti far perdonare, sai? Su cosa, scusami? Su qualcosa che non è infondato? Cioè ah, ah sì? Ah sì? Il pugno che mi hai tirato quell'altra volta non è fondato? Che sono rimasto col livido per due giorni? Sì, scusami, non volevo tirarti. Anch'io adesso prendo, ti tiro un pugno, ti spacco il naso e ti dico scusami, non volevo, però è partito. Non volevo tirarti un pugno. Ho capito, non volevi, però il danno è stato fatto, no? Ok, ti ho chiesto scusa, come vuoi che mi faccia perdonare? No, non so, offrimi qualcosa. Pensa tu a come farti perdonare. Io ti dico sì, no. Non lo so, ci devo pensare. Pensaci mo. Non saprei cosa devo fare per farmi perdonare, ma perdonami. Invece sì. No. Invece sì. No, invece no. Ah beh, allora buonanotte, ciao. Ah sì? Vai, ok. Aveva ragione mio fratello Sbulla, aveva veramente ragione. Pensa un po', io sto già sparendo. Guarda i chat che sono tutti impazziti. piuttosto che credere a me. Se non ci tenessi a quest'ora, me ne sarei fregata altamente di te. Te ne sei fregata. Tranquilla, ora puoi ritornare a fare i live. Dato che a quanto sembra questo è il tuo desiderio maggiore, essendo che ti pesa averli smessi per uno sconosciuto. Io ragiono con la mia testa. No, non sono una cazzo di ragazza facile, Tech. Se ho smesso per uno sconosciuto, un motivo ci sarà? No. Hai smesso perché volevi già smettere. Mica per me. Me lo hai detto poco fa. Mi piaci e non poco. Fino a poco fa non sembrava così. Eri tutta permalosa. E dicevi che dovevo farmi perdonare io. Mi hai dato della poco di buono. E tu mi hai tirato un pugno e fatto insultare dal tuo amico. Il tuo amico di nome Audrey. Chiuderla perché due persone a quanto pare invidiose ti hanno detto cose sul mio conto non vere. Riposati. Ci vediamo domani se vuoi. Ci sentiamo domani. Le mando il cuore rotto, ragazzi. Il cuore rotto fa scena. Il cuore rotto, ragazzi, fa scena. Cuore rotto e cuore... E qua... Le ha mandato il cuore quello bendato. Ora, ragazzi, è arrivato il momento di andare a dormire. Let's go. Mi raccomando, boys. 2000 like entro 24 ore. E 500 commenti se volete il continuo di questa storia. Chissà come andrà a finire. Dipende tutto quanto da voi. Let's go.